Ma che succede oggi? Perdono il Deportivo, perdono anche gli Zenit. Campionato sconvolto qui, ditemi voi. Ma il Deportivo fa proprio la tripletta. Ragazzi, chiedo scusa, il Deportivo non c'entra niente, è una battuta. Vecchia storia, vecchia storia. Comunque, era scritto questo, non vi eravate messi d'accordo? Sì, perché sì, ovviamente l'abbiamo fatto già un film. Dovete capire che purtroppo è... ci giocheremo tutto all'ultima giornata e lì butteremo il sangue tutti. Bravo. Moriamo tutti. Comunque fa notizia, diciamo, anche questa brutta sconfitta. Ma il perché? La partita è andata male. Non siamo entrati nella partita. Loro hanno sfruttato anche, loro erano molto più grossi di noi, quindi anche fisicamente erano avvantaggiati e l'hanno saputo pure sfruttare bene. Noi abbiamo avuto sfortuna. Complimenti a loro. Prendi portata. Dai, noi abbiamo avuto sfortuna. Io mi sono fatto male nei primi 3 minuti. Tu? Lui si è fatto male pure alla caviglia. Prendi portata prima l'altra. È stata una partita fatta, diciamo, molto anche degli episodi. Cioè loro sì, hanno giocato bene, però non è che ci hanno surclassato. Complimenti agli elfici, senza ombra di dubbio, hanno strameritato. Hanno giocato benissimo. Noi sono siamo entrati in partita. Secondo me Pagano ha giocato troppo bene, cioè... Anche Cocilovo, no grazie. Sì, Cocilovo ha giocato benissimo, triplette, però secondo me Pagano, non lo so, mi è piaciuto tantissimo. Non è che parla altro, no? Soprattutto a 10 nella sportività, 10. Questa è la prima squadra che incontriamo così sportiva. Sì, sì, sì. In ogni cosa. Sì, lo capito. Spegnilo! Sia dentro che fuori. Comunque, come ho detto oggi a Deportivo, lo dirò anche a voi, queste sconfitte comunque fanno imparare. Allora, attenzione. Come ho sempre detto, Martina, cavolo, ridi! E che cresce... dici Martina? Vabbè, lascia sta. Si cresce di più con una sconfitta che noi con 10 vittorie. Nel nostro caso, l'ho detto, complimenti agli elfici, però ritengo anche per il potenziale della nostra squadra che è stato un caso. Il Deportivo non lo so come hanno perso perché hanno giocato alle 3, io alle 3 ancora che dormivo nel mio letto, tranquillo, senza che me ne fregava niente. Vedremo la prossima settimana di riprendere il nostro cammino. Real Menabrea, Piero Tarantino. Sì, ora c'è Bruno, io si è chiamato a Berlino. E io mi sono preso i gol. Ma lui può essere che è andato a Berlino magari per se devo andare a Berlino il ritiro, diciamo. Un fratellino. Sì, nella stazione spiegare del tempo. Albanese. Vabbè dai, ridiamoci su. Ok ragazzi, ci vediamo allora sabato prossimo. Buona serata. Contra. Io me la prego. ciao. Elfish, non vi sentite in colpa, avete sconvolto anche voi un campionato insieme agli Sbalancos. Comunque merita a voi di aver battuto gli Zenit, una signora squadra. Grazie, spiegateci grazie. Come avete fatto, dai. Dateci la ricetta che ci giochiamo noi. Dai. Siamo a Dubai. Attimo con la barretta. Eravamo tutti quanti, finalmente. Sì. E l'altra volta è mancato Gabriele, e 2 volte prima è mancato Cocilovo, e l'altro mancavo io le prime 4 giornate. Che poi sono 4 più 6, è una 7. Quanto è che giorno da siamo? Siamo alla nona. Alla nona. Due giornate abbiamo fatto. 9x3 completo. Beh, comunque sono davvero belli questi Elfish tutti al completo, tra l'altro fatemelo dire, splendido Cocilovo, perché splendido oggi Cocilovo. Allora, Pagano e Cocilovo di Vincenzo sopra Enrico. Martinez, vabbè, tutti sopra il tavolo, Martinez. Ma perché devo essere sincero, poi anche Giorgio, Peppe e Claudio hanno fatto la sono tutti bravi, tra hanno fatto un lavoro incredibile. Tutto parte dalla difesa, poi noi in attacco, cioè, veramente quei tre dietro finalmente sono un muro e Gabriele quindi ad alto livello. Si è ritrovato una Gabriele. Gara di grande concentrazione. E mentalità, perché siamo entrati convinti, infatti. Siamo anche incazzati perché sta posizione non ci rispecchia, no? La qualità obiettivamente le abbiamo e si è visto. Perché comunque abbiamo fatto una grande partita, senza demerito agli Zeni, loro sono fortissimi al mese. È veramente veloce, che mi ha fatto buttare il cuore. No, com'è che sei ancora vivo? Vabbè. Beh, comunque Elfish non è finito oggi il campionato perché consiglio con la mia simpatia. Comunque non è finito oggi il campionato perché continua. Ci sono dovete continuare così, per questo. Ragione ora per noi inizia il campionato. Real Manabrea ci sono, di questo signore qua dietro di me. No, anzi, scusate, ci sono i Sarresburgo. No, che cazzo mi dici? Anche se la nostra situazione, per esempio la classifica inganna, possiamo sempre magari sotto, scarsamente. Beh, comunque c'è tempo per recuperare. Quindi anche se dobbiamo affrontare squadre sotto di noi non le sottovalutiamo perché possono avere due partite sfortunate. Ma comunque sia. Sarà un successo. Niente, deve interrompere l'intervista. Cioè noi massimo rispetto, però ci siamo. Cioè ci vediamo adesso. Ah, no, deve andare a casa. Ci siamo, dov'è? Va bene Elfish, nuovamente complimenti. E ci vediamo settimana prossima, ok? Grazie ragazzi, ciao.